aiutami a credere. È un'affermazione, ma è anche una domanda. Dipende da te stasera se quello che stiamo dicendo è un'affermazione o è una domanda che tu vuoi rivolgere alla tua vita. Aiutami a credere. Leggiamo un verso dalla parola, poi vi farò accomodare. Che il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. È contenuto in Ebrei capitolo 10 versetto 22. Avviciniamoci dunque con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e avendo il corpo lavato con acqua pura. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Aiutami a credere. Dicevo, è un'affermazione, è una esclamazione. Diventa anche una domanda per qualcuno, perché davanti a me continuo a trovare persone che dicono di credere nel Signore, ma in effetti credono davvero nel Signore? O è soltanto un movimento di labbra, è un'espressione, come dire, di bocca, e non è niente che veramente tocca il cuore? Questa sera vogliamo veramente andare alla parola di Dio e comprendere ciò che la parola di Dio soltanto ci può dire. Avviciniamoci dunque con cuore sincero. Oggi c'è un gruppo di anime, di persone che si professano atei. Io sono ateo, io non credo nell'esistenza di un Dio superiore. Quando però ti avvicini ed entri in contatto con queste persone, con questi fratelli, con questi amici, gloria al Signore, ti rendi conto di una cosa. Che il problema non è che non credono nel Signore, ma il problema è che non riescono a raggiungere, ad elevarsi, a trovare, a toccare, a contattare con colui di cui stiamo parlando. Perché quando vai a sondare il terreno ti rendi conto che il modo con cui cercano di pervenire a Dio è attraverso la propria mente. E attraverso il proprio ragionamento e attraverso le proprie intelligenze o abilità. E per carità, non voglio offendere nessuno, parlo per me, ma io sono talmente stupido se voglio paragonarmi all'intelligenza di Dio. Sono talmente stupido se voglio per un attimo dire o fare un raffronto tra me e il Signore. Giobbe, in preda alla sua disperazione, stava quasi per cedere anche sulla scorta di quegli amici che intorno a lui gli dicevano: ma ancora, che fai? Sua moglie stessa che gli diceva: ma dai, tira le cuoia, muori. E quando Giobbe ebbe a che parlare con il Signore, Dio gli rispose e gli disse: dove eri tu quando io fondavo la terra? Vi sembrerà strano, ma una volta che avevo a che fare con un biologo marino, mio carissimo amico, che fra l'altro mi ha aiutato a montare acquari a casa, eccetera, eccetera, lui si professava ateo. E mentre lui mi diceva: no, io sono ateo, io non credo, si metteva a ridere quando gli parlavo di Gesù, gli dissi: ma dove eri tu quando Dio fondava la terra? Vi sembrerà una domanda banale, ma non è banale. Perché come abbiamo diverse volte ripetuto, quando il demonio ti attacca, rispondi con la parola di Dio. E quando gli dissi questa frase, lui per un attimo stiede in silenzio. Dopo qualche minuto divenne rosso e dopo qualche minuto ancora mi disse, dice: ma tu come fai a sapere quello che stavo ragionando nel mio cuore ieri notte? Se no io non lo sapevo. Però adesso tu hai la prova
che c'è qualcuno che ha parlato al tuo cuore ieri notte e ha parlato a me perché io ti dessi conferma. Amen, gloria al Signore. Mi disse, dice, ma come si fa a credere in questo Dio? Come posso io credere in un Dio con tutto il male che esiste su questa terra? Ed è qui che gli uomini si fermano, perché si fermano a guardare ciò che gli occhi osservano. Ma il Dio è spirito, e i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Il Signore non ha bisogno di farsi vedere. Il Signore ha chiesto una cosa: credi e tu vedrai la mia gloria. Gloria a Gesù, alleluia. Il verso che abbiamo letto stasera si apre con una, come dire, un ordine perentorio. Avviciniamoci con cuore sincero. Vuoi davvero contattare il Signore? Vuoi davvero avere una prova nella tua vita che il Signore esiste? Vuoi davvero avere quell'immagine del soprannaturale nella tua vita? Allora questo è il culto giusto, perché il Signore vuole aiutarti a credere questa sera. Ma c'è bisogno che tu faccia qualcosa, e c'è bisogno che mi segua attentamente, gloria al Signore, perché altrimenti resterà semplicemente un dado fermo e vuoto, un cembalo che non emette suono, un vaso a disonore e non ad onore. Avviciniamoci con cuore sincero. Uno. E questo devi introspettarlo dentro di te stesso. Devi pensare dentro di te stesso, dentro di te stessa. Io sono qui in un locale di culto. Sono qui e ufficialmente sono qui per ascoltare la parola di Dio, per cantare dei cantici. Ufficialmente sono qui perché voglio contattare con il Signore. Ufficialmente sono qui per questo. Ma in verità, ufficiosamente, per quale motivo io mi trovo seduto in questo luogo? Guarda il tuo cuore. Cosa è che ti ha portato qui stasera? Perché se è stato il pastore che ti manda il messaggio e che ti incita a venire in chiesa, c'è qualche problema, perché dovresti correre tu in chiesa senza bisogno di messaggi. Se è stata la voce di tua moglie che ti dice andiamo in chiesa, tu non vai mai in chiesa, c'è qualche problema. È qualche problema serio. Se è la voce di tuo marito che ti disturba e ti dice ah, devo andare in chiesa, c'è qualche problema. Se è perché devi vedere tuo figlio che finalmente ha provato con la sorella Clelia, ha provato i cantici e ora devono cantare il bambino, allora gli faccio il filmato e vieni in chiesa per questo, c'è un problema serio. Se domenica scorsa c'erano 280 persone qua dentro e i posti erano finiti e tutta la gente era in piedi perché c'era un agape, c'è un grosso problema. Come fa un uomo che si avvicina ufficialmente al Signore per un agape, per un canto, per una recita, per una pressione di un familiare, per la pressione del pastore, come fa un uomo di questo genere a dire sì, io sono un figlio di Dio, sì, io voglio contattare con il Signore, sì, io sono figlio di questo Dio e Dio mi deve dare, no, Dio non deve dare nulla a nessuno. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Guardate che se c'è una persona che non è in obbligo nei nostri confronti è il Signore, perché gli ha già dato tutto, gloria a Dio, tutto, ha dato pure quello che non avrebbe dovuto dare, ma l'ha dato e l'ha fatto per amore. Adesso il Signore ti sta dicendo mi ami tu, Pietro mi ami, Pietro mi ami. Sì, Pietro continuava a dire sì Signore tu lo sai che io ti amo, ma il Signore continuava a insistere nella domanda, perché? Perché conosceva il cuore di Pietro. Pietro con le labbra diceva io ti amo Signore, ma col cuore già aveva pensato che nel momento giusto se la sarebbe fatta franca e avrebbe lasciato l'agnello da solo. Amen. Pensa a questo. Sei tu pronto ad abbandonare l'agnello? Sei tu pronto ad abbandonare
Dico la Chiesa, ma per dire la Chiesa, per un altro motivo, perché se così è, c'è un grosso problema. Siamo peggio di essere atei. Perché chi si professa ateo sta cercando con la sua mente di fuggire, perché ha paura, perché ha avuto una grande delusione nella vita, perché ha avuto una grande problematica nella sua vita, e allora proprio per questo cerca di mascherarsi dietro questa, come dire, sorta di idea che non esiste nulla. E la sua mente lo appoggia, perché la mente e gli occhi non possono vedere la grandezza di Dio, no. Ma se tu credi, ti prometto nel nome del Signore, che tu vedrai i miracoli di Dio, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Avviciniamoci dunque con cuore sincero. Questa è la prima caratteristica di chi vuole veramente avere un'esperienza con il Signore. Non venire qui giusto per fare un piacere a qualcuno. Non venire qui giusto per soddisfare, come dire, la tua personalità, di sì, vabbè, ci vado. Non venire qui per cantare la ninna nanna a nessuno. Ma quando vieni qui col cuore di chi sa che deve entrare in contatto con il suo Dio. Signore Padre, io ti prego nel nome di Gesù che tu risolvi i miei problemi, che tu mi dai tanto lavoro, che tu mi dai una bella macchina nuova, che tu mi fai fare una spesa al supermercato, ti ringrazio. Signore, che tu mi dai una moglie, 10 figli, 800 metri. Amen. Abbiamo fatto la nostra preghiera, che più nemmeno come i farisei o gli scribi che leggevano la Torah e l'applicavano. Sì, hai fatto il tuo dovere, hai pregato. Ah sì, certo. Gli scribi pure facevano il loro dovere, pure loro mettevano in pratica la legge di Mosè, pure loro erano specifici e puntuali nel mettere la decima, nel lavarsi le mani, nel fare, nel dire, ma quando venne Gesù li chiamò sepolcri imbiancati, che non ci sia nessuno in mezzo a noi che sia un sepolcro imbiancato, ma che possa veramente nel Signore allevare anime viventi che anelano, desiderano avere un'esperienza personale col nostro Signore, gloria a Dio. Una settimana fa, una ragazza nel nord Italia che segue le trasmissioni, un tumore al cervello, spacciata dai medici, mi hanno chiamato, abbiamo pregato, era ritornata lì per un altro accertamento, è scomparso tutto, è scomparso tutto. Il nostro Dio è l'Iddio dei miracoli. Ma c'è una cosa, fratelli, quella ragazza si era avvicinata al Signore, era lontano, ci separano 1200 chilometri, 1400 chilometri, ma un culto non se lo, si sta perdendo ora qualche culto, perché abbiamo problemi con lo streaming, ma quando c'è la linea non perde mai un culto, sa che c'è un appuntamento con il suo Dio e lo rispetta, si avvicina col Signore con lacrime, sapendo che ha una chiamata nella sua vita e deve servire il Signore. Non gli interessa tutte le circostanze intorno, né gli interessano i problemi che c'è intorno, né gli interessano tutte le cose che lo ostacolano, ma ha un obiettivo nella sua vita. Quanti a me e alla casa mia, noi serviremo l'Eterno, gloria a Dio. Vogliamo alzare una mano e dare gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Avviciniamoci dunque con cuore sincero. E quando vi dico con un cuore sincero, significa con un cuore che non viene in chiesa perché deve ricevere una benedizione. Non venire in chiesa perché ti devi aspettare che la tua casa sarà salva. Non devi venire in chiesa perché ti devi aspettare che la febbre scomparirà. Non venire in chiesa perché ti devi aspettare che il tumore scompare. Ma vieni in chiesa perché Dio ti dia lo Spirito Santo del Signore. Perché Dio ti unga dall'alto. Perché Dio ti inondi con la sua presenza. Perché Dio ti faccia conoscere da te. Perché Dio ti benedica nella vita. Cercate prima di ogni cosa il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Gloria a Dio, alleluia. Veniamo al Signore con un cuore sincero.
Perché ci sono molti che vengono perché hanno una carica, molti che vengono in chiesa perché sanno che sono diaconi o perché hanno quel compito, quella responsabilità. Non funziona così davanti agli occhi del Signore, perché queste persone un giorno si sentiranno dire dal Signore: vai via da me, perché io non ti ho mai conosciuto. E non ve la prendete con me né con il messaggio, perché io porto una responsabilità davanti a Dio. Devo mettervi davanti al muro e devo riuscire a farvi comprendere che cosa vale la pena di fare nella vita. Alleluia. Vuoi tu leggere la parola? Vuoi tu avere un esercizio mnemonico? Fratello, ti piacerebbe adottare un piano di lettura e leggere la parola di Dio in 3 settimane? Molti dicono: sì, bello, gloria a Dio. Non ti serve a niente. Non ti serve a niente. Gli scribi conoscevano a memoria tutta la Bibbia, tutta la Torah, scusatemi l'imprecisione, perché subito le controvedette sono in... si sono tutte allarmate. Conoscere la Bibbia, leggere la Bibbia non serve a nulla. Ma che sta dicendo questo pastore? Anatema, no. Vi dico cosa c'è scritto in Giosuè, capitolo 1, versetto 7. Medita in essa giorno e notte. Sarà così che tu renderai felici le tue vie, sarà così che prospererai. L'occhio umano ha bisogno di leggere, ma devi andare oltre la lettura. Solo la lettura non ti serve a niente. Hai bisogno di prendere lo Spirito Santo di Dio, mettertelo, come si suol dire, a fianco, stabilire un contatto con Lui, prenderti braccio e braccetto e dire: Signore, leggiamo insieme la tua parola, io voglio meditare la tua parola. Alleluia. Desidero che tu cominci a darmi dei rema, desidero che tu cominci a parlarmi mentre io leggo, cominci a farmi capire che cosa tu volevi dire veramente quando hai dato a qualche uomo la possibilità di scrivere queste parole. Amen. Perché molti si fermano alla lettura e muoiono nella lettura. Lo zelo inutile che porta alla perdizione. Ma quando tu mediti la parola, allora la parola ti fa andare oltre da una gabbia sterile. Ti fa andare oltre dallo schema arabash arabash, parla 4 lingue e poi te ne vai a casa contento. Di che cosa? Di avere preso in giro il pastore? Di avere forse preso in giro qualcun altro? Di avere fatto capire che c'è spiritualità nella tua vita? No, non mi interessa questo. Né interessa tantomeno al Signore. Non è l'esteriore che bisogna essere manifestato. È l'interno. Nettate il di dentro e il di fuori apparirà bello. Ed ecco la seconda parte del verso: non solo con un cuore sincero, ma con una piena certezza di fede. Sapete che significa piena certezza di fede? Questo avverbio certezza è? Sì, perché un capitolo dopo dice che la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. Gloria al Signore. Avvicinati al Signore con piena certezza di fede. Quante volte vedo e continuo a vedere anime che piangono per i fatti materiali, ma non vedo mai anime che piangono per i loro fatti spirituali. Non vedo più nessuno che mi dice: Signore, io voglio la tua presenza nella mia vita. Pastore, ti prego, aiutami a pregare perché non sento l'unzione di Dio sopra di me. Dove sono andate a finire queste persone? Pastore, mi manca la macchina. Il mutuo, pastore, il mutuo. Il dottore, pastore, l'avvocato, il commercialista. Ma nessuno che dica: non sento la presenza del Signore nella mia vita. Ho un problema grosso, pastore. Sono lontano da Dio. Ho bisogno di ritornare al Signore. Avvicinatevi questa sera
con un cuore sincero e con una piena certezza di fede. Perché vi dico in verità una cosa, che in 45-46 anni o quanti anni ciò che non lo so più, in tutti questi anni che ho camminato appresso al Signore, Dio non ha mai mancato una sola volta di adempiere alle promesse che Lui mi ha fatte. Egli non lascia e non abbandona, alleluia. Egli è il nostro rifugio, l'alfa e l'omega, Egli è il principio ma è pure la fine, è la stella del mattino ma è il giglio della valle, è colui che era, colui che è, colui che ha da venire, è colui che ti dice non temere, io sono il tuo Dio e ti aiuto. Chi vuole alzare una mano e dare gloria a Dio stasera? Gloria a Gesù, alleluia. Basta con la lettura, adesso cominciate a meditare la parola, cominciate ad andare più a fondo, cominciate a stabilire un contatto con Dio. Molti mi dicono: pastore, quanto devo fare? Tre versi al giorno, tre capitoli al giorno? No, una parola al giorno se è il caso, un pezzudicchio di parola al giorno se è il caso. Non lo so quante parole, non so quanti capitoli, quelli che deciderà lo Spirito Santo di Dio. Ma quando ti metti davanti a un verso e lo cominci a investigare e il Signore ti porta là dentro, comincia a nuotare nelle acque di Dio e non uscire fuori se prima non hai fatto una nuotata completa, se prima il Signore non ti ha veramente illuminato su ogni aspetto di quella parola. Gloria al Signore. Questo manca alla mia chiesa, mi diceva stanotte il Signore: hanno lasciato me sorgente di acqua viva e hanno preso cisterne rotte, cisterne che non contengono acqua. Abbiamo bisogno dell'acqua dello Spirito. Dai ventri loro coleranno fiumi di acqua, e lasciamo stare le lingue, le cadute, le bevute, le giravolte, trapezzo, idali, sono tutte immondizia che non viene dal Signore. Andiamo piuttosto alla verità di Dio. Hanno lasciato l'amore di Dio, hanno lasciato l'acqua dello Spirito Santo per andare appresso a che cosa? Riunioni, chi cade a destra, chi cade a sinistra. Ditemi, vi sfido a vedere questi video, ditemi se ce n'è uno che apre la Bibbia e legge un verso della parola di Dio. No, tutti lì a lucchiare, a vedere. Ah, si rompe la testa, no, si slogona la mano. Guarda, che tu così grosso sarei io. Guarda come è caduto indietro. Uno spettacolo. Il cerchio non è più qui in Piazza Capaci, è entrato dentro la chiesa. Dio ci liberi. Signore, ci liberi da queste cose. Signore, ci liberi da queste cose. Dio sta chiamando un popolo santo, perché Lui è santo. E con Lui non si può scherzare, fratelli. Avviciniamoci a Dio con un cuore sincero e con una piena certezza di fede. Una piena certezza di fede significa: hai perso il lavoro, non temere. Non lo mettere neanche in conto questo, perché Dio lo sta provvedendo. Ma prima tu dai il tuo cuore al Signore. Prima di: Signore, io voglio scegliere te al primo posto di ogni cosa. Io non mi voglio allontanare da te, Signore. Fallo con un cuore vero, con un cuore di chi non lo fa perché non sa che cos'altro fare. Non venire al Signore come ultima spiaggia, eh? Un dottore mi disse con c'è più speranza. L'avvocato mi disse che in me mi stanno dando l'ergastolo. Allora, che fa pastore? Puoi pregare per me? No, no, andiamo a Dio come prima opportunità e a tutte le altre cose come scelta residuale, se è nella sua volontà e se Lui ci indirizza a farlo. Non ho niente contro i medici e gli avvocati, Dio ce ne guardi. Ho sempre predicato e me ne date atto che dobbiamo consultare, dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio. Ma fratelli, prima dobbiamo dare al Signore e dobbiamo lasciarci guidare dal Signore. Gloria a Dio. Anche a me il Signore mi ha mandato da una dottoressa. Lei è morto, va bene. No, ma lei è morto, e come è così tranquillo? Lo so io perché sono tranquillo. Il Signore mi ha parlato, ha detto che io l'avrei servito. Lei sta morendo, ma si siede, sta attento che muore, sì. Poi vediamo. Avviciniamoci al Signore con cuore sincero e con piena certezza di fede. Gloria a Dio. Però fratelli, c'è un problema grosso. Questo orologio maglio ci ha messo una batteria di meno. Per favore, avviciniamoci a Dio con un cuore sincero e una piena certezza di fede.
ma c'è un problema. E lo so che c'è questo problema. Perché attenzione, anche il mio problema, chi era venerdì alla preghiera, che è stata una grande benedizione, testimonierà di quello che vi sto dicendo. Io confesso i miei sbagli, non li nascondo, non li metto sotto la coperta, perché sono un uomo come voi e vengo meno. Esseri perfetti ne abbiamo conosciuto uno solo. Chi si proclama perfetto viene dal diavolo. Perché il diavolo si è proclamato essere perfetto come Dio e di volere prendere il posto di Dio, ma sapete la fine che ha fatto. Chi si proclama, come dire, al di sopra delle cose ed è uomo, non viene da Dio. Ma lo possiamo ripetere in tutte le salse del mondo. Non viene da Dio e vi sto avvisando, fratelli. Aprite gli occhi dello Spirito, perché oggi il demonio sta ingannando tanti. Li sta seducendo con false promesse che non vengono dal Signore. Il Dio è nella semplicità ed è nell'amore fraterno, non è in altre cose, non c'è in altre cose, gloria a Dio. C'è un problema grosso, che per quanto il fratello Gabriele si sforzi di pulire il suo cuore, si sforzi di avvenire con una piena certezza di fede e vuole chiudere gli occhi e non pensare ad altro, ma è il Signore, amen, ma è sempre un cuore umano. Capite? È sempre un cuore d'uomo che batte, ma che in fondo è ancora di roccia. Il Signore lo ha detto: io toglierò il tuo cuore di carne, il tuo cuore di pietra, ne metterò uno di carne. E quando il Signore disse questa cosa, qualcuno magari poteva pensare: ma come? Faremo un'operazione a cuore aperto? No. Il Signore ha pronto un balsamo, il balsamo di Galaad. Ha pronto questo balsamo per aspergere il vostro cuore, per aspergere il mio cuore, per aspergere il cuore di ciascuno di noi. Questo vocabolo che viene utilizzato qui di aspersione significa intima pulizia. Il Signore ha un balsamo per pulire quel cuore. Quel cuore sarà sempre malvagio. Quel cuore sarà insanabilmente malvagio, quel cuore sarà solo atto a pensare al male e continuerà a farlo nonostante tu ti ostini a pensare al bene, ad andare per il bene, ma nel momento in cui tu mediti la parola e ti fondi sulla Bibbia, la parola sai dove ti conduce? Ti conduce in un altro pilastro della meditazione, che è il pilastro, alleluia, nel quale tu comincerai a dare lode a Dio e ad obbedire al Signore. E nell'obbedienza a Dio e nella lode a Dio, tu vedrai che piano piano scenderà questo balsamo, scenderà questo meraviglioso balsamo, che non è un liquido della Chanel, non è un liquido di una casa di profumerie particolare e né è il ritrovato medico di chissà quale casa farmaceutica, no, è il sangue di Gesù. Quel sangue meraviglioso che è stato sparso sulla croce per tutti noi, talché dove tu non arrivi, dove tu ti fermi, comincerà l'opera redentrice del Signore, comincerà questa aspersione del Signore. E nonostante il tuo cuore sia comunque tarlato, impossibilitato, non capace di amare, l'amore di Dio, il sangue di Gesù, lo comincerà a stringere, a toccare, a far muovere, a farlo pulsare, e tu comincerai finalmente a cambiare idea. Comincerai finalmente a cambiare mentalità, comincerai a cambiare vita. Tutto ciò che era prima non sarà più. Ecco il problema dov'è? Che ci siamo fermati ancora a quello di prima e non siamo andati a quello di poi. Andiamo al poi, fratelli, perché nel poi ci sarà l'amore di Dio e ci sarà la libertà del Signore. Amen. Aspersi di quell'aspersione che vi purifica da una cattiva coscienza. Sì. Questa cattiva coscienza è sempre parte di noi, non si diparte mai, non va mai via. E quando tu dici: ma il pastore è una pecora meravigliosa, un santo uomo, non è vero, il mio carattere fa schifo e mia moglie ne sa qualche cosa, ma sapete che cosa mi tiene? Mi tiene l'amore di Dio. Tutti questi anni in cui ho visto la morte faccia a faccia e ho visto la potenza resurrettiva di Dio, ho visto gente guarire, ho visto gente liberarla dal essere liberata dal demonio. Tutte queste cose mi tengono e mi costringono ad avere due piedi dentro l'amore di Dio, perché io so
che come lui vive, anche io viverò. E non per i miei meriti, ma per le sue lividure. Gloria al Signore. Continuate su questa strada e continuate a meditare nella parola, perché la parola vi renderà liberi. E quando vi avvicinerete nella casa del Signore, la cattiva coscienza sarà dissipata. Da che cosa? Dalla presenza dello Spirito Santo, dalla presenza del sangue di Gesù che vi lava e vi giustifica dai mali, dalle cose sbagliate che abbiamo fatto. Gloria al Signore. Abbiamo cominciato un'esperienza di studi biblici online, proprio oggi la prima lezione, gloria a Dio, anzi ne do comunicazione ufficiale. In tutto questo collegio c'è uno dei pastori in America che regge un po' le sorti della questione, il quale nella sua gioventù non era né pastore né uomo di Dio, era una persona per i fatti suoi. Un altro pastore, un giorno in un ristorante, aveva un bambino piccolo, sapete, di quelli che ancora quando ridono non hanno manco un dente, i sorrisi sdentati dei bambini. Arrivarono in questo ristorante, lo misero sul seggiolone, non lui e sua moglie, stavano parlando delle cose della chiesa, come organizzare la giornata della chiesa, e improvvisamente vedono il loro figlioletto che alza le mani e fa e fa vedere tutta la sua dentatura, con c'era manco un dente. Si alzano gli occhi e dice: ma a chi sta ridendo? Si girano ed era un barbone entrato dentro il ristorante a chiedere qualcosa. Un uomo che puzzava, un uomo che aveva dei pantaloni sudici, una maglietta sudicia, strappata, logorata, barba incolta. Un uomo di colore, con quelle famose treccioline. Quel bambino fu attirato da quell'uomo. E il pastore: qui mi conoscono tutti. Come faccio io? Mamma mia, non come... Cercava di tenere il bambino, gli dava i giocattoli, ma lui qua c'è la pallina tua preferita. Riuscirono a tenere a bada il bambino, perché sarebbe volato dal seggiolone per andare incontro a quell'uomo. Finirono di pranzare, quello che era, insomma, se era una cena, un pranzo, in verità non ricordo. Uscirono dal ristorante. Proprio all'uscita dalla porta, quell'uomo usciva, aveva il bambino nelle braccia e diceva: ma per fortuna, stava dicendo per fortuna, e il figlio comincia a fare di nuovo, si gira, e quell'uomo era ancora là, dice: ma c'è la miseria. Quel bambino gli si butta letteralmente addosso, il pastore non riesce a fermarlo, il bambino intendo dire, gli si butta addosso, quell'uomo si vede arrivare questo bambino, lo prende, il pastore stava per toglierlo dalle mani, ma la moglie lo fermò: guarda, quell'uomo stava piangendo. Cominciò ad accarezzare quel bambino in un modo così dolce che il padre non l'aveva mai accarezzato così, in un modo così bello che la madre non l'aveva mai fatto. E quell'uomo piangeva e continuava a piangere, piangeva e continuava a piangere, finché si girò verso il pastore, gli ridiede il bambino e gli disse: io fino a 2 minuti fa mi professavo ateo, perché avevo una moglie e avevo un figlio, ma in un tragico incidente questa mia moglie e questo figlio sono andati via, sono morti, me la sono presa con tutti, me la sono presa con il Signore. Ho detto: non esiste Dio, perché Dio non può fare queste cose. Ho cominciato a fare di tutto, ad assumere qualsiasi tipo di sostanza. Ho cercato tante cose, ho studiato tanti filosofi e ho cercato di applicare la mia vita nella vita di questi filosofi, ma non sono riuscito in nulla finché ho tirato le mie conclusioni. Dio non esiste. Stamattina ero in preda alla disperazione, perché
pensavo a mio figlio. Anche se sono passati 15 anni, disse, continuavo a pensare a mio figlio. Quel pastore non aveva neanche il coraggio di rispondere, di interloquire. Pensavo a mio figlio. E dicevo, Signore, perché me lo hai tolto? A quel punto il pastore gli fa, dice, ma non eri ateo? Dice, amico mio, io sono ateo con la testa, ma non posso essere ateo con il cuore. So che Dio esiste, ma ce l'ho con Lui finché non ho incontrato tuo figlio. Quando tuo figlio mi ha mostrato quell'amore, ho capito che le vere creature di Dio esistono e sono quelle che mostrano l'amore. Nessuno mi aveva mai mostrato quest'amore, ma questo piccolo fanciullo mi ha dimostrato che non solo il Signore esiste, ma che noi dobbiamo andare avanti. Oggi quell'uomo non è più un barbone, è un pastore di una chiesa, guida diverse centinaia di anime e, ripeto, fa parte del collegio. Gloria al Signore. Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Io vidi la fotografia di quel bambino quando in America il pastore mi raccontò questa testimonianza, e somiglia un po' a questo bambino, l'ho trovato di meglio, non è lui però, attenzione, non è lui, ci somiglia, che era sgangolato, era senza lente. Però stasera, e qui concludo, non mi ammazzate per favore, vi voglio ricordare il verso, avviciniamoci con cuore sincero, aspersi di quell'aspersione che ci purifica da una cattiva coscienza, lasciamo che l'amore di Dio entri nel nostro cuore e che ci pulisca da ogni nostra cattiva coscienza, sapendo anche che noi abbiamo un dovere, il corpo lavato con acqua pura. Abbiamo il piano della salvezza di Dio da rispettare, e mercoledì prossimo ci sono i battesimi in acqua, guai a chi scappa, gloria al Signore. Ma lasciamo stare questo è un incipit, è una parentesi. Ritorniamo al discorso del bambino, ritorniamo a Dio con un cuore sincero. E sapete chi sono gli unici esseri che oggi esistono? Chi sono gli unici esseri che hanno un cuore ancora sincero e che non possono essere chiamati santi, ma possono avvicinarsi a quell'idea di Dio o a quello che Dio pensa che noi dobbiamo essere? È scritto in Matteo 18:3, ti dico la verità, o in verità io ti dico, a meno che tu non cambi e diventi come un piccolo fanciullo, tu non entrerai, io non entrerò mai nel regno dei cieli. E allora, fratelli, se il nostro cuore non è quello di un bambino, facciamo un passo indietro, tutti, facciamo un passo indietro e cominceremo a credere finalmente che Dio esiste. Aiutami a credere, Signore, sì, il Signore lo farà, ma ha bisogno che tu ti spogli del tuo vecchio io, ha bisogno che tu ti spogli delle tue convinzioni, ha bisogno che tu ti spogli delle tue idee, ha bisogno che ti spogli dalla tua tradizione, ha bisogno che ti spogli delle tue infermità, dei tuoi disagi, di tutto quello che la tua vita ti ha offerto. Oggi è il giorno della grazia, se oggi udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Amen, gloria a Dio, amen, gloria al Signore, ed è a Lui, ed è soltanto a Lui che noi rendiamo gloria e onore, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.